Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo format, un format ricco di grandissimi ospiti, un mate con... Molte grazie, grazie mille veramente grazie per mille. Avermi invitato qui a casa tua, grazie. A Parma. Siamo qui con Nahuel e andremo a fare una piccola intervista, una chiacchierata voglio chiamarla io. E dopo un piccolo gioco alla fine del video. Ma prima di continuare ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace, un commentare e ovviamente attivare la campanellina, così vi arrivano tantissimi video in tempo reale. Però che dire, adesso iniziamo e andiamo a parlare un attimo qua con Nahuel, che ringrazio veramente per l'ospitalità qui a casa sua. Io ti chiedo innanzitutto come stai, come ti trovi qui a Parma e come stai tu fisicamente in questo momento? Bene, bene, mi trovo bene, sono andato all'Argentina adesso un po' a vedere la famiglia per Capodanno, per l'anno nuovo, e adesso bene, dai, abbiamo cominciato i nuovi allenamenti, adesso giochiamo domenica contro l'Ascoli, ma sto bene, mi sento bene nel club, sì che tutto a posto. Anche in questo momento in una bella posizione che si cerca di combattere, il sogno penso che sicuramente sarà... quello di cercare di far sempre meglio, giusto? Sì, sì, certo, è normale, siamo primi, quello lo dobbiamo difendere, manca tanto perché mancano 19 partite, può capire di tutto, però penso che dobbiamo continuare così. Ok, Nahuel, adesso io ti voglio parlare di una cosa molto importante che è per me e per la mia community, perché io cerco sempre di trasmettere begli insegnamenti nel mondo del calcio, no? Io ti voglio chiedere qual è per te, parliamo del significato di essere un calciatore professionista, dei sacrifici che hai fatto tu durante la tua carriera, quali sono i tuoi sacrifici e di quello che deve fare un giovane, perché vediamo sempre di più giovani che cercano di diventare professionisti ma che nel percorso si perdono. Qual è stato il tuo sacrificio più grande che hai fatto per diventare professionista e che consiglio daresti ai ragazzi di oggi che vogliono approcciare, che magari si trovano nel primavera o che magari stanno guardando un video? Qual è il tuo insegnamento, comunque la tua esperienza? No, la mia esperienza è l'esforzo più importante, nel senso, per me era quando era giovane, quando aveva, non so, 15, 14 o 16 anni, e non poter andare con i miei amici di scuola, diciamo, in discoteca o uscire con loro a mangiare, perché noi giocavamo tutti i fine settimana, tutta la domenica, giocavamo al mattino, vuol dire che era quasi impossibile uscire. Per me quello è anche perdere tanti amici, nel senso di per non compartire quel momento, per no? Non condividere con bravo, loro giustamente bravo. I loro momenti. Però dopo, per quello, tutti i miei amici sono miei amici del club dove io giocavo in quel momento, che era Comunicaciones. Tutti i miei amici sono di quel momento. Io penso che quello è l'esforzo più grande. Dopo sì, la perseveranza, non so come si dice in italiano. La perseveranza, sì. Penso che quello, no? Non mollare mai. Dopo alla fine penso che un po' di sforzo, un po' di fortuna anche, no? Okay. Dei momenti precisi di fare le cose bene. E niente, sono qua. Sai Nahuel, io leggevo nella tua biografia, io mi sono andato a cercare un po' su internet e non so se è vero, ma quindi te lo chiedo direttamente a te, visto ragazzi che ho la possibilità di chiederglielo a lui, ma è vero che hai fatto un provino con il Real Madrid? Sì, stavano tra me e Toni Kroos. No. Io l'ho chiesto. Bellissimo. Io non lo so. Io l'ho me l'hanno fatto questa domanda, un sito del Parma, e io non lo sapevo. Magari può essere, ma io non ho saputo mai di quello. Ah, ok, quindi tu non hai mai fatto un provino con il Real Madrid? No. Ah, tu provino lo chiama, perché questa persona mi ha detto che mi hanno chiamato. No, un provino vuol dire tu dici di andare a fare una prova. Sì. No, mai. Mai fatto, e mai. Quindi... allora, quindi non è vero, quindi questo bisogna smentirlo, perché io ho cercato su internet. No, mai. E in alcune pagine c'è scritto che sei... L'unica volta che sono uscito, la prima volta che sono uscito dall'Argentina per motivi di calcio, sono andato a Spezia. In Serie A, a giocare, quella è la prima volta che sono... Che sei uscito anche che sono venuto a Europa, era la prima volta. Era la prima volta. Avevo 23, 24 anni, non mi ricordo. Però ti posso chiedere... Potrebbe essere che... Cioè, ti sarebbe piaciuto fare un provino per il Real Madrid? No, sai che io... Quello... Sarebbe servito un po' di guarda, più? Guarda, io quello se lo devo ringraziare tanto a mio papà come a mia mamma, che sempre
mi hanno trasmesso un po' di tranquillità, no? Ok. Di quello di no, 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 come pensare in che io devo arrivare a giocare in Boca o essere professionista. Si giocava, giocava. Per divertirti. Più naturale, capito? E io sono cominciato a giocare in una Serie C dell'Argentina, in Comunicaciones, e penso che ho dato i passi giusti. In Serie C volevo dire, ragazzi, beh, la nostra Lega Pro, comunque. Bravo, bravo, sì, sì, sarà la terza categoria dell'Argentina. E penso che quella è stata una scelta giusta, perché dopo si va a fare una prova, tante volte penso che si ne mette la pressione al ragazzo, no? Perché siamo giovani in quel momento, di andare, non so, a un Boca in Argentina, a un River. È pressione. È pressione, arrivano pochi, non è facile. Ti devi divertire, il calcio è divertimento. Ti deve divertire, deve avere una responsabilità, certo, perché stai andando per raggiungere un obiettivo. Un obiettivo. Però, non lo so, ognuno deve fare il suo, capito? E io quello penso che ho stato una scelta mia, anche ho avuto tante possibilità di uscire di Comunicazione nella stessa categoria, no? Okay. In questa Serie C, in Liga Pro. E io ho rimasto lì, ho detto, io faccio il mio qua, sono fiducioso di che mi prenderà una squadra di Serie A, e dopo ha venuto Studiante. Quindi la perseveranza, come stavi parlando prima, bravo, di star lì. E quindi vedete, ragazzi, che comunque nella sua carriera ha avuto tantissima preferenza di quello che dici, giustamente. Io avevo chiaro il mio obiettivo, dopo, come ti dico, è anche un po' di fortuna, non è che, perché tutti questi amici che io in Comunicazione, tutti hanno fatto lo stesso sforzo che io, non lo so, okay, se io avevo un po' più di qualità, quello non lo so, però dico, anche è la fortuna. A volte c'è bisogno. Sì, però io credo che sai che la fortuna te la devi costruire, quindi può, sì, essere sicuro, che magari tu hai fatto qualcosina in più quando parlavi, magari, sì, di, sì, non, sì, uscire, sì, di no, no, sì, 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 probabile, quello, probabile, sì, sì, non, sì, lo può, so, essere, può essere. Sì, sì, sì. Quindi, Nahuel, in seguito sei stato acquistato dalle Estudiantes e hai trascorso un anno in prestito al Sarmiento de Junín, giusto? Sì, un poco meno, 8 mesi più o meno, però sì, ok. Successivamente hai giocato una stagione allo Spezia, sei ritornato alle Estudiantes per poi trasferirti di nuovo in Italia, questa volta al Crotone, e infine nel luglio del 2022, giustamente, ti ha acquistato definitivamente il Parma. Come hai affrontato questi cambiamenti? Perché mi immagino nella tua testa, o comunque te, che ti vedevi una volta in Argentina, poi in Italia, sì, poi, sì, di nuovo in Argentina, poi di nuovo in Italia, poi magari il momento lì, perché giustamente penso che sia la carriera di ogni calciatore, e lo vediamo, perché io ho tantissimi amici anche che giocano in categorie minori, che ancora peggio devono continuare a girare ogni anno, o a volte ogni 6 mesi, perché magari a gennaio cambiano squadra perché non si trovano bene. Quindi come hai affrontato questo continuo cambiamento anche di cultura, o anche se è molto simile a quella italiana-argentina, ma come hai affrontato questo cambiamento e come ti sentivi tu? Cioè, come l'hai affrontato? Vabbè, sì, è un momento difficile. Io per fortuna avevo anche mia moglie che era lì con me, che quello è importante, no? La tranquillità, dico io, di la famiglia. Ma sì, come tu dici, io sono andato alla Spezia in prestito delle Estudiantes. Il mio sogno era sempre giocare in Europa. Era il mio sogno da bambino, ti direva che era il sogno massimo, sì, tu vuoi dire giocare un mondiale o vincerlo, sì, però come che quello è una roba che so. Bravo, bravo. Il mio obiettivo era giocare in Europa. Io quando ho avuto l'opportunità di andare a giocare a Spezia, che era in Serie A, sono andato felicissimo. Che hai fatto anche un gol, o sbaglio? No, in Spezia no. Hai preso una traversa, forse era qualcosa? Sì, traversa ho preso 100 nella mia vita. Si faceva quel gol solo nel Real Madrid. Sì. No, come ti diceva, sono andato allo Spezia e loro mi avevano detto a gennaio, quando erano 6 mesi, perché io sono cominciato a giocare, ho arrivato e ho cominciato a giocare subito, e a gennaio mi hanno detto che mi compravano, che mi acquistavano. Che diciamo, ti acquistavano definitivamente. Bravo, io era tranquillo, diciamo, mi sono andato in giugno in vacanza, abbiamo fatto la Salvezza, abbiamo fatto un gran anno, e niente, ultimo momento mi hanno detto, guarda, no, ho cambiato la proprietà, e non ti acquistiamo, ¿verdad? Sono tornato alle Estudiantes, però io avevo fiducia di tornare in Europa, perché aveva fatto molto bene in la Serie A. Dopo c'era un po' l'anno del Covid, un po' il casino che Estudiante giustamente mi voleva vendere e non voleva un alto prestito, e erano un po' anche arrabbiato per come si aveva comportato lo Spezia, giustamente, sì.
Niente, la questione, sono giocato 7, 8, stato 2 mesi quasi in Estudiantes, ma io sempre l'ho detto, io volevo tornare. Estudiante è un club incredibile, perché veramente è un club che ce l'hai tutto per crescere. Quando sta Verón, che ha giocato tanti Okay. anni Sì, qua. Verona è uscito anche il Tucu Correa da lì. Bravo, ci tanti giocatori perché è veramente un club incredibile. Però io questo che ti dicevo, volevo anche per il paese, perché io stavo bene qua in Italia, mi trovavo bene, e anche per una questione, come ti dicevo, era il mio sogno. Di stare in Europa, sì. Bravo, e quando ho avuto la possibilità del Crotone, che quell'anno che io sono stato in Serie A, loro hanno retrocessi, che mi hanno chiamato, io volevo tornare, non avevo un'altra cosa che mi voleva acquistare, nel senso di sempre era un prestito, il studente non lo voleva, e sono andato al Crotone che mi ha acquistato, mi ha comprato. Ok. Definitivamente lì sono stato un anno. In lo personale ho giocato bene perché sono arrivato allo 3 mesi, Che era in era Serie B, giusto in il Serie Crotone B, lì? sì, Sì, mi ricordo, sì. sì 3 mesi era capitano, io non parlavo neanche benissimo l'italiano, era capitano. Le responsabilità dei grandi calciatori, bravo. Bueno, sì, bravo. E niente, non ho stato un anno in il club buono perché avevamo retrocesso a Serie C. Però, come ti dico, io nel personale mi ho sentito bene, mi ha acquistato il Parma e E siamo qua. lei ha amministrato bene perché magari altre persone diventano matte, magari non riescono ad avere la certezza, no, di rimanere lì, ma sei stato bravo sicuramente a dire ok, ho un periodo di contratto, devo fare il mio bene dentro il campo e ogni volta che hai dimostrato di fare il tuo e di far Io lo bene. che dico è che sempre uno deve avere un equilibrio, no? Io mi ricordo tante volte quando hai visto come è in Serie A avevamo fatto una partita contro il Milan, che loro venivano primi, abbiamo giocato a casa nostra in Spezia, avevamo vinto 2-0, loro non hanno calciato una volta in porta. Vero, gol di, oddio, aspetta, aspetta, forse me lo ricordo il gol di quella partita lì, Maggiore? No, Maggiore ha fatto il Maggiore ha fatto primo. il primo, aspetta, il secondo, Nzolano. No, Ah, Bastoni. Una punizione mia che se la Bastoni! lascio lì la metto all'incrocio. Bravissimo, mi ricordavo quella, l'avevo vista, E hai sì. visto che io, dopo, come funziona il calcio, dopo di quella partita che mi voleva la Juve, che mi voleva come tutto, e dopo ho finito in Serie B nel Crotone. Ma quello è lo che ha il calcio, per quello dico che uno non deve pensare ni di essere un fenomeno ni di essere uno scarso, deve avere un equilibrio, no? E anche quel momento che sono stato a Provenza, ho giocato in Serie A, ho fatto la salvezza, ho giocato benissimo e sono andato a Serie B con il Crotone a retrocedere. Però per me quello è stato una roba che a me come persona mi ha aiutato tanto, capito? Certo, a A maturare di maturare più, perché era il capitano e doveva assumire un altro ruolo. Per quello dico responsabilità, che tutto ha un equilibrio, sì, succede, e ha anche un tutto succede per un per un motivo. motivo, sì. Allora, ma dimmi, Nahuel, passiamo a un evento che sicuramente agli argentini ha dato tanti bei ricordi, sicuramente un anno fa. Ti volevo chiedere, la finale del mondo, dove l'hai vista? Qua L'ho vista qua, eri? Ah, beh, sì, sì, perché era a metà stagione. era dicembre, Dicembre. 18 dicembre, non mi ricordo La com'era, finale, la sì, finale. 18 dicembre. Sì, noi abbiamo giocato, la finale era alle 5 di qua, penso. Alle 4, 5, 17. Alle 5, no? Alle 17 mi 5, noi sembrava abbiamo giocato fosse. alle 3 con la Spal, in casa, meno male che abbiamo giocato in casa. Alle 3, ha finito la partita, io prima dicevo, ragazzi, vinciamo, perdiamo, io scappo subito. Beh, sì. Aveva finito la partita e sono andato in spogliatoio veloce, sono andato a casa e ho arrivato 15 minuti del primo tempo più o meno, abbastanza bene. Ok. C'era lì era mia moglie, la sorella di mia moglie e anche il mio cognato. L'abbiamo visto, anche un amico mio che è italiano, anche l'ha visto con noi. Eravamo noi vedendo la Emozione? partita, cioè, Emozione. incredibile, Sei riuscito incredibile. a Sì, qualche sì. lacrimuccia ti è scesa? Sì, ma soprattutto per me sì, no? Soprattutto Permessi, lo sì, dicono in tanti. perché penso che lo meritava e lui è un esempio in questo di non claudicare, no? Di Sì, di continuare continuare. e a Di cercare. perseveranza, Bravo, torniamo sempre quello. alla stessa cosa, Bravo. ragazzi, quello che ti stavo Che dicendo, Nahuel. è lo più importante. E mi è capitato una cosa che no, io lo vedevo per un'applicazione che aveva, no? Argentina. E quando siamo andati ai rigori, quando va a calciare Dybala, si ferma l'immagine. E sento un urlo, come che non lo so, Chi ha urlato? non so cosa hanno urlato, però hanno detto qualcosa. E io ho detto, questo è un francese, figlio di puttana. Ha cominciato a insultare, perché dico, che urla? E abbiamo cominciato, no, che è successo, che è successo? E quando mettiamo così, gol di Dybala,
e del rigore ho detto questo è nostro, questo è nostro, questo è nostro, questo è nostro, questo però è nostro. Prima pensavo di ce lo volevo ammazzare. No, sicuramente un'emozione stupenda, bellissima anche per chi magari ha amato il calcio, perché è stata una bellissima partita. Cioè, è stata una partita stupenda, penso dal mio punto di vista una delle migliori finali sì, per me sì, della storia del calcio. Anche sì, anche perché si è giocato, generalmente sono partite un po' sporche, invece questa è una partita 3-3, rigori, mancava solo il rosso, avevamo visto tutto. Però va bene così. Bello per vederlo sendo la nazionalità. Sei argentino o francese? No. Infine ti chiedo, prima di passare alle domande, ragazzi, al gioco di domande rapide, volevo chiederti, ti immagini una maglia per il 2026? La sogni, un tuo obiettivo? Ti piacerebbe? Te lo chiedo ovviamente, ma immagino un attimino al prossimo, ma volevo chiedertelo cosa provi o cosa pensi un giorno magari di... Sì, il mio sogno, non sono di pensare troppo in avanti, il mio sogno adesso ti dico è tornare a giocare a Serie A con il Parma, che è il mio sogno, e dopo vedere, io sono molto, molto felice qua. A Parma sono molto, molto felice, molto contento, così che l'obiettivo è tornare a Serie A. Tornare in Serie A. Beh, ragazzi, le domande sono finite qua, io veramente ti ringrazio, Nahuel. Passiamo alle domande rapide e risposte veloci. Devo rispondere veloce, no? E devi rispondere veloce, è un gioco, è un gioco, quindi quando dimmi quando tu sei pronto, andiamo noi, eh? Penso che sì, dai. Ti senti pronto? Sì, non lo so. Guarda che non è difficile, sono domande... un po' in generale sul calcio e tutto, okay, quindi dai. Mettimi il cronometro qua perché mi nervosisco. Ti nervosisci? Sì, okay. Quindi io lo metto qua e allora, ovviamente 20 domande, spieghiamo un attimino il gioco, dovrai rispondere nel minor tempo possibile, poi andrai in classifica con i prossimi ospiti. Okay. Ci sei, Nahuel? Okay. Tranquillo, è come battere un calcio di rigore al 90. Non sono abituato per quello. Giusto. Non sono abituato. Quindi 3, 2, 1, via. Qual è il gol che ha esultato più forte? Estudiantes Racing. Il gol che ti ha colpito più emotivamente in negativo? Contro il Cagliari. Un amico che ti ha dato il calcio? Tanti, ma ne buon passo. Chi ha il miglior stile tra i tuoi compagni? Denisman. Chi ha il peggior stile? Ansaldi. Descrivi il gruppo del Parma con una parola. Famiglia. Chi è un riferimento nella tua posizione? Rodri, Kroos. Il miglior giocatore al mondo nel tuo ruolo attualmente? Rodri. In Serie A? Çalhanoğlu. Chi esprime il miglior calcio in Europa attualmente? Manchester City. E in Serie A? Inter. Il tuo compagno ideale in campo? Tutti. Con chi hai scambiato l'ultima maglia? Verde. Champions League o Mondiale? Mondiale. Preferisci vincere comodamente o all'ultimo? Ultimo. Cibo preferito? Carne asada. Sai cucinare? Sì. Descriviti con una parola. Onesto. Chi è il primo ad arrivare agli allenamenti? Io. Qual è un sogno nel cassetto? Vincere la Champions. Mamma mia, incredibile. Mamma mia. Dovete mettere la Champions. Cazzo faccio? No. Oh, restiamo umili, chi lo sa? E poi un giorno chi lo sa? Allora ragazzi, mettiamo alla prova, vediamo qua, non so se si vede là o se quanto si vede fatto? Qua. Hai fatto 1 minuto 13 secondi. Okay. Ok, ma guarda, tu hai parlato piano, devi parlare anche con gli altri piano. Promesso, okay. No, promesso, 20 domande, giustamente, okay, perché tu le volevi più veloci. Bravo. Io parlerò sempre così, okay, con tutti, la gente mi allora deve sì rispondere, okay, così. Dai. Adesso vedremo se tu andrai in una classifica, cioè andrai in classifica, adesso sei primo intanto. Ok, vamo. Vamo, fino vamo. Adesso sono primo, quello importante. Sei primo. Vediamo qua. Poi vedremo quello che succederà. Io Nahuel ti ringrazio di cuore per avermi ospitato qui, per la disponibilità, per l'intervista, e ti ringrazio veramente tantissimo e ho un piccolo regalo prima di chiudere il video. Ma prima ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace, lasciare un commento, attivare la campanellina per altri format così, per altri video così. Adesso però vi lascio al regalo e all'apertura del regalo di Nahuel. Nahuel, io ti ho portato un regalino, un pensierino da grazie parte mia. Posso aprire? Certo che puoi aprire, vai. Questo? Mamma mia, bellissima. Oh. Ti piace? Perfetto. Grazie bella mille. No, grazie a te veramente, Nahuel. Saluto, un forte abbraccio a tutti i ragazzi. Se hai qualcosa da dire ai ragazzi, da salutarli, ti lascio a te. Dai, un piacere
fare questo momento divertente e un po' di allegria. Así que niente. Allora, io ti auguro un grosso in bocca al lupo per la tua proseguo di stagione e ovviamente di la tua vita calcistica, no? La tua carriera. Ti saluto di nuovo, Nahuel. Allora, grazie mille. Grazie di mille di cuore e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Mettete like. Grazie. Mettete like. Grazie. Mettete like.